Prima che scoppiasse la bagarre in aula, il Consiglio Comunale di Barletta, come di consueto, si è aperto con le domande di attualità che hanno riguardato in particolar modo le questioni ambientali riguardanti la spiaggia di Arigianna e la discarica di San Procopio. Quest'ultima firma del gruppo di coalizione civica, a cui ha risposto il dirigente ingegner Berardini, annunciando un'imminente conferenza di servizi da parte della provincia Abate per esaminare le controdeduzioni della ditta interessata all'allargamento della discarica. Resta ferma e stato ribadito la contrarietà che ciò avvenga da parte dell'amministrazione cittadina. L'ampliamento della discarica di San Procopio, rispetto alla quale l'amministrazione si è assunta un impegno, sia quello di portare la linea della contrarietà all'ampliamento in sede di prossima conferenza di servizi. Noi chiaramente continueremo a monitorare perché i cittadini hanno già manifestato e sono già opposti a questo ampliamento. Noi chiaramente siamo al loro fianco in questa battaglia. Poi gli abbiamo chiesto chiarimenti in merito alla questione di questo nuovo spazio, questa spiaggia cosiddetta Suara Beach nella zona Arisciane, e purtroppo le risposte in tal senso non sono state quelle che noi ci aspettavamo, perché da una parte l'assessore all'urbanistica di fatto non ci ha dato risposte in merito a questa presunta lettera anonima che dagli organi di stampa avevamo appreso sia arrivata al Palazzo di Città. Noi invece riteniamo sia assolutamente doveroso che il Consiglio Comunale, tutti i consiglieri comunali, siano informati in merito a queste vicende. E poi perché, a quanto pare, come al solito, nella città di Barletta la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Prima si dà un'autorizzazione, poi questa autorizzazione viene revocata. Insomma, a Barletta regna il caos, i cittadini non hanno certezza di quelle che sono le regole, ma anche la stessa imprenditoria non ha certezze, quindi spesso l'imprenditoria sana decide di investire altrove. A firma del gruppo consigliare del Partito Democratico, poi la richiesta di aggiornamento del monitoraggio ambientale relativa alla falda dei terreni siti nei pressi della zona industriale, dove sarebbe stata riscontrata la presenza di materiali inquinanti. Il sindaco Cannito ha in questo senso auspicato massima collaborazione istituzionale tra le varie forze politiche per ricercare risorse regionali volte a un ulteriore potenziamento del monitoraggio delle sostanze tossiche. Non sono assolutamente soddisfacenti le risposte che abbiamo avuto dall'amministrazione comunale. È come se l'emergenza, l'urgenza di intervenire sia solo un problema dell'opposizione. Noi approfittiamo del Consiglio Comunale per mettere in evidenza appunto questi limiti dell'azione amministrativa dell'amministrazione Cannito. La questione del monitoraggio dei dati, del monitoraggio ambientale, ma soprattutto la gestione anche del verde, danno l'idea proprio che non c'è nemmeno un'idea, una strategia di come muoversi. I problemi sono pesantissimi, richiedono molta attenzione e l'approssimazione la dobbiamo lasciare a casa. Nel corso dei lavori è stato nominato anche il nuovo assessore al bilancio, il dottor Davide Campese, che va a sostituire il dimissionario Giuseppe Germano.